Gerardo Schuller, lei è stato eletto presidente dell'Associazione Albergatori di Taormina nel dicembre scorso, in mezzo alla pandemia. Ecco, si aspettava di essere ancora in questa situazione ad aprile del 2021? No, francamente in quel periodo non ce lo immaginavamo ancora perché si pensava di aprire con la primavera, con marzo-aprile, e questo lo pensavano tutti i miei colleghi. Però col passare del tempo ci siamo resi conto che le restrizioni in Italia, le restrizioni dei paesi europei che hanno continuato a chiudere i confini, a sconsigliare i viaggi, e questo non solo a livello europeo, ma poi sono rimaste anche le restrizioni, quelle dei paesi esteri tipo l'America, l'Australia, il Canada, tutti i nostri clienti classici, dopo che tutti praticamente hanno continuato a stringere anziché allargare, ci siamo resi conto che la nuova stagione non poteva più cominciare in primavera, con l'impossibilità neanche di andare, che ne so, a visitare il Museo di Reggio di Calabria. Da Taormina non lo possiamo fare. Taormina, quanto ha sofferto questa crisi e quanto la sta soffrendo? Chiaramente Taormina, come tutto il comparto turistico, non solo italiano, è stato messo in ginocchio. È stato messo in ginocchio, è caduto in ginocchio per primo, e sarà sicuramente, senza dubbio, l'ultimo a potersi rialzare, perché noi a Taormina, ma come in molte zone turistiche dell'Italia, dipendiamo soprattutto da un turismo stagionale e straniero. Per cui l'85% della clientela di Taormina, che è una clientela straniera che al momento non può fisicamente raggiungere l'Italia e quindi programmarsi un viaggio, e questo turismo ci viene a mancare, tant'è vero che nel 2020 abbiamo avuto un calo del 72% delle presenze, questo come media, poi l'alberghiero ha fatto qualcosina in più, l'ex alberghiero un po' di meno, e l'anno scorso abbiamo avuto un appattamento fra italiani e stranieri, mentre normalmente noi lavoriamo con l'85% di stranieri. Quest'anno, sicuramente la domanda successiva che lei mi avrebbe fatto, come la vede? Certo. Come la vede? Noi sappiamo che inizieremo con molto molto ritardo anche questa stagione, perché ancora non abbiamo avuto l'apertura delle frontiere. Il pass vaccinale europeo prima di giugno non sarà pronto, quindi il viaggiare fra nazioni europee senza quello strumento che possa dare la possibilità di tranquillità al cliente e di tranquillità a chi lavora nel settore, di poter accogliere in assoluta sicurezza, non c'è fino a giugno. Quindi noi prevediamo che soltanto con l'estate inizieremo a lavorare, innanzitutto con la clientela nazionale, siciliana, ma anche del resto dell'Italia, e successivamente, probabilmente settembre e ottobre saranno i primi mesi nei quali i primi stranieri torneranno a venire in Sicilia e quindi anche a Taormina. Quante sono le presenze turistiche di Taormina, che sappiamo essere la principale, diciamo, attrazione turistica in Sicilia, appunto? Negli ultimi anni d'oro, che erano il 2018 e il 2019, abbiamo sempre sfiorato il 1.150.000 presenze, il 1.200.000 nell'88, nel 2018. L'anno scorso invece ci siamo attestati poco sotto i 350.000, quindi con un calo enorme. Per tornare a quei numeri dell'ultimo anno buono del 2019, siccome siamo dipendenti, l'isola della Sicilia è dipendente dai collegamenti aerei, e se non ci sono quelli, non si lavora col turismo internazionale. Siccome le compagnie aeree stesse, la IATA, che è l'Organizzazione Internazionale delle Compagnie Aeree, che non prevede un ritorno a quei numeri di offerte sul volato a livello mondiale, quindi poi di riflesso anche a livello Sicilia, raggiungeremo quei numeri non prima del 2023. Quindi il 2021 e il 2022 saranno una lenta ripresa rispetto ai numeri del 2019, con l'augurio che poi tutto vada a riconsolidarsi intorno al 2023-24. Questo è quello che prevedono gli esperti, che non siamo noi, siamo
noi di riflesso vediamo le prenotazioni per il prossimo anno, per questo anno e per i prossimi mesi, ma non certo per il 2022-23, eccetera. Quindi per il 21 comunque lei si immagina, diciamo, si stima comunque un numero di presenze più o meno simile al 20? Probabilmente sì, e poi dipende da alcuni fattori sui quali noi albergatori non abbiamo un'influenza, e sono intanto la distribuzione del pass vaccinale europeo, questo Green Digital Certification, poi abbiamo le restrizioni fra le regioni, se non possiamo viaggiare fra le regioni d'Italia non riusciamo a fare nulla. Tutto questo dipende da molti fattori. Chiaramente quello che comanda il direttore d'orchestra qui è quel minuscolo virus che praticamente ci ha messo tutti a tacere. Tutte le teorie finiscono quando il Mister Virus decide invece di avere una variante, di fare una nuova ouverture, eccetera, eccetera. Lei come giudica la politica delle autorità per quanto riguarda i sostegni, gli aiuti? Perché immagino che naturalmente una città, un posto come Taormina ha avuto pesanti ripercussioni sui posti di lavoro e sul fatturato, come lei stesso diceva prima, delle aziende turistiche e alberghiere. Allora, chiaramente Taormina con i suoi 80 alberghi più un centinaio di strutture extra alberghiere, la capitale del turismo siciliano che vive all'80% direttamente di turismo e poi magari il resto è turismo di riflesso, Taormina è quella che sta soffrendo forse molto più insieme ad altre località turistiche siciliane che sono stagionali e legate al turismo straniero. Soffrendo in questo modo, per tornare alla sua domanda, i ristori. La domanda sui ristori, in genere tutte le categorie, ed è anche normale, fra virgolette, dicono che hanno ricevuto troppo poco. Io le posso fare un esempio di una struttura come questa nella quale ci troviamo. Rispetto al fatturato del 2019, il totale dei ristori ricevuti dal governo italiano, incluso quello che già dovrebbe arrivare, ma non so se mi arriva, non arriviamo al 3% dei corrispettivi fatti nel 2019. Con questi noi non riusciamo a pagarci gli affitti, per non parlare poi delle tasse comunali, dei canoni di luce, acqua, eccetera, che comunque vanno avanti con le loro quote fisse e le loro quote variabili. Quindi alla fine, per rispondere alla sua domanda, totalmente insufficienti, anche se poi andiamo a sbirciare che cosa hanno ricevuto i nostri colleghi oltre Alpe, perché il resto dell'Europa ha reagito meglio, ha aiutato di più le imprese turistiche, anche le altre, e quindi alla fine il bilancio non può che essere negativo. Dalla regione siciliana, e faccio un ultimo esempio, 2200 euro abbiamo ricevuto, lei si mette quanto il mio idraulico, che però lavora benissimo e continua a lavorare. Ecco. Ma lei quanti dipendenti ha in questa struttura? Noi abbiamo 14 dipendenti a livello di ULA, che poi dove si sommano quelli stagionali, quelli invece a tempo indeterminato, più abbiamo alcuni che sono part time, quindi in piena stagione arriviamo anche a 18 persone, quindi 18 famiglie che in qualche modo dipendono da questa azienda. Naturalmente sono stati in cassa integrazione, immagino. Sono in cassa integrazione, esclusi due che abbiamo continuato a mantenere, perché l'albergo ha bisogno, è una macchina anche complicata, ha bisogno di una continua manutenzione, quindi poi abbiamo un grande parco, quindi abbiamo il giardiniere, il manutentore e poi una segretaria part time con la quale facciamo anche tutta la corrispondenza, perché lei non ha idea di quanto lavoro fa non avere clienti, cioè nel senso noi prenotiamo, ci cancellano, confermiamo la cancellazione, spostiamo la data, mettiamo il voucher, troviamo una nuova data, poi ci fanno un'altra restrizione, poi ce la cancellano di nuovo e noi scriviamo dalla mattina alla sera senza guadagnare un euro. Ecco, questo magari uno che non lavora nel settore non riesce a immaginarlo, dice è chiuso, tanto non fanno niente. Non è così, purtroppo. Beh, ma siete aperti comunque, no? No, siamo chiusi. Ah, chiusi, ecco. L'azienda è chiusa dal novembre del 2019, le faccia conto, sono 18 mesi di chiusura ininterrotta.
Certo, perché la pandemia è arrivata, diciamo, prima della riapertura del 20 Sì, eravamo della aperti, stagione. avevamo una trentina di clienti. 2 giorni dopo l'apertura, l'anno scorso a marzo, ci hanno fatto il lockdown. Abbiamo aspettato che questi clienti potessero partire, li abbiamo assistiti in tutti i modi perché, tenga conto, c'erano pure i ristoranti chiusi a Taormina, quindi gli abbiamo fatto Certo. da mangiare, gli abbiamo spiegato cosa c'era perché neanche loro capivano cosa era successo e li abbiamo raggruppati, abbiamo fatto delle serate così per tenerci un po' il morale su a vicenda. È stata un'impresa per quei 10 giorni fino a quando poi abbiamo chiuso effettivamente. Cerchiamo di vedere, diciamo, il futuro in modo più positivo, immagino, naturalmente. Ecco, cosa può fare Taormina, gli albergatori o comunque il tessuto turistico, diciamo, delle strutture per accogliere al meglio i turisti che torneranno sicuramente? Beh, i programmi sono tanti. Chiaramente alcune cose le deve fare il singolo albergatore nella sua struttura e lì so che molti colleghi stanno lavorando, stanno ristrutturando, sistemando stanno usando questo anno sabbatico per andare avanti. Poi chiaramente si chiede anche l'apporto della comunità, cioè dell'amministrazione comunale, per risolvere alcune delle problematiche che in questo periodo di fermo turistico potremmo risolvere e dovremmo affrontare, e sono tante, dalla fruibilità per esempio della sentieristica intorno a Taormina, decoro urbano, arredo urbano, il verde pubblico, ci sono tutta una serie di problematiche che si dovrebbero completare, come la preparazione di un'azienda prima della riapertura, cioè tu pulisci, sistemi, fai. E quando poi i clienti entrano, non sanno quello che è successo nei mesi prima e quello che è stato il tuo impegno per dare ospitalità al meglio alla clientela che arriva. Un'ultima domanda, la regione ha fatto il piano triennale per il turismo, qual è la sua opinione? Allora, il piano triennale del turismo, bisogna intanto dire che la regione li fa ogni 3 anni, quindi alla fine ho l'impressione che alcune cose di questo programma dell'ultimo che ho letto sono quasi un copia e incolla di quelli precedenti. Poi andiamo a vedere dei distinguo, delle novità, perché effettivamente, allora, a livello di iniziative positive, la tendenza di individuare nel settore del turismo ecosostenibile il futuro dei prossimi anni delle attività e di quello che la regione siciliana con quel piano triennale si impegna a voler sostenere, sicuramente c'è un'impronta più green, la sentieristica, il cicloturismo e tutta una serie di sostegni ad attività che non hanno a che fare direttamente con lo sviluppo dello stesso territorio, della stessa città turistica, ma proprio del comprensorio. Poi andiamo a individuare anche delle criticità perché è una mia opinione, se lei pensa al fatto che la Regione Siciliana col piano triennale da adesso fino al 2023 prevede di incrementare per esempio anche il turismo rurale, allora noi albergatori di una città con il turismo consolidato che abbiamo, tutto in sofferenza, se dobbiamo temere che vengano spesi dei soldi per creare nuove strutture ricettive nei paesi al centro della Sicilia, solo per fare dei progetti che magari possano portare un maggiore consenso elettorale, però a livello di e metterci ancora di più in difficoltà, non lo troviamo corretto. Se poi si tratta di fare dei piani di riqualificazione urbana ai bei centri storici che abbiamo in Sicilia, è un altro discorso e lì siamo d'accordo perché fino a 2 anni fa, quando avevamo il problema dell'overtourism, quindi bisognava trovare alternative perché la capienza era quella e non si riusciva quasi ad accogliere tutta questa richiesta, era una risposta lecita e comprensibile e anche lungimirante. Ma in questo periodo di sofferenza bisogna prima aiutare le aziende che veramente soffrono e poi pensare di espandersi ai programmi che, se Dio vuole, fra 2 o 3 anni, programmi di turismo rurale possono diventare di nuovo un di appeal, ma al momento ritengo che non sia il caso di farlo.